A 24 e a 25. A 24 e 25 è l'autostrada su cui ho fatto più riunioni in assoluto, più del Brennero, dell'Autosole, della Milano Laghi, perché c'è un'eredità pesantissima. Manutenzioni non fatte, concessioni ritirate, viadotti, il Gran Sasso, i sindaci, le varianti. Il mio obiettivo, quello su cui stiamo lavorando con Anas e col commissario, è aprire i cantieri per le manutenzioni, fatto, lavorare sui viadotti, lo stiamo facendo. A me piacerebbe, ho dato mandato ai tecnici di dirmi se si può fare, di lavorare per ridurre e possibilmente nel tempo eliminare il pedaggio, perché è un'autostrada che agli abruzzesi è costato tanto in termini di denari e di tempo, e quindi restituire agli abruzzesi questo sacrificio per me sarebbe importante. Trovo una, eredito una situazione molto complicata, così come su altre infrastrutture, sulla A14, sulla A24, sulla Tirrenica, sulle pedemontane, sull'alta velocità. Però in questo momento si sta discutendo in aula del ponte, che non è il ponte fra Messina e Reggio, ma è un'infrastruttura fondamentale a livello europeo e mondiale, e anche qui c'è un ritardo di 50 anni. Quindi diciamo che la A24 e la A14 sono fra le mie prime priorità. Sulla A14 ho già fatto più di una riunione con Autostrade per l'Italia per sistemare meglio i cantieri, per accelerare i lavori e per segnalare meglio i cambi di carreggiata, perché ci sono troppi incidenti. Però per me, per qualcuno l'Abruzzo veniva dopo, per me l'Abruzzo viene prima, e il governatore dell'Abruzzo è probabilmente uno di quelli che ho incontrato più spesso al mio